Ciao a tutti, sono Sandro 2011, facciamo un altro video sui grandi edifici. Oggi parliamo dei grandi edifici che producono beni. Abbiamo visto prima grandi edifici militari, poi abbiamo visto grandi edifici che producono punti. Oggi parleremo dei grandi edifici che producono beni. Come al solito ogni edificio normalmente ha, non tutti, ma insomma, normalmente ha due caratteristiche, quindi oltre a produrre beni faranno qualche altra cosa, però oggi andiamo a parlare di tutti gli edifici che producono beni e che sono la Torre di Babele, il più noto, il primo che si trova, il Faro di Alessandria, San Marco, Dresda, Royal Albert Hall, la Foresta Pluviale e Atlantide. Io non li ho tutti, quindi per alcuni andremo soltanto a vedere nel wiki e andiamo direttamente nel mondo, in un mondo. E forse prima di andare nel mondo devo spiegarvi un'altra cosa. Allora, questi edifici che producono beni hanno tutti una caratteristica. Nelle prime ere producono beni della propria era, quindi quando si passa di era cominciano a produrre beni della nuova era. Questo è molto utile perché appena passato di era i beni della nuova era sono preziosi, spesso non abbiamo ancora sbloccato le tecnologie per mettere la produzione e quindi ci fanno molto comodo. Quindi avere questi grandi edifici ci dà subito a disposizione i beni dell'era in cui siamo. Questo succede fino all'età progressista. Arrivati all'età moderna si trova una sorpresa piacevole, forse spiacevole, in genere non ci si rimane tanto bene. Arrivati all'età progressista si trova che questi edifici, tutti questi edifici, invece di produrre beni nell'età progressista, cominciano a produrre beni nell'età coloniale, come siamo tornati indietro, 3 ere prima. Sì, esattamente, cominciano a produrre beni di 3 ere prima. Qual è il significato di questo? Allora, innanzitutto, come compenso del fatto che producono beni di 3 ere prima, producono il doppio dei beni. Quindi, se fino secondo livello, se producevano fino all'era progressista 10 beni, adesso ne producono 20, quindi già è qualcosa. Però c'è un motivo, perché dall'era moderna, le produzioni dei beni cominciano a cambiare modalità. Nel senso che i beni dall'era moderna in poi, per essere prodotti, hanno bisogno, oltre che di materiali e monete, come è stato fino all'era precedente, hanno bisogno anche di beni, esattamente di beni di 3 era prima, che sono chiamati beni non rifiniti o non raffinati. Io poi ho trovato in zone diverse di FOE tutte e due le denominazioni. Quindi i beni che noi conosciamo, che abbiamo avuto fino all'era progressista, diventano beni non rifiniti. Ogni era ha i beni rifiniti dall'era moderna in poi, vengono prodotti i buoni beni rifiniti, quindi i beni nuovi dell'era in questione, ma per produrre i beni rifiniti servono anche beni non rifiniti, quindi beni di 3 ere prima. Quindi il fatto che i grandi edifici producano beni di 3 ere prima in qualche modo è anche comodo, perché se no noi per produrre i beni dell'era stessa con gli edifici di produzione avremmo dovuto rimettere le produzioni di beni di 3 ere prima, se no rapidamente finivano le riserve e non sapevamo più come produrli. Quindi per questo, anzi, avere grandi edifici è importante, avere grandi edifici che producono bene è importante perché arrivati all'era moderna abbiamo direttamente la produzione di beni non rifiniti senza necessità di rimettere le produzioni. Ok, a questo punto andiamo nel gioco. Qui siamo su Isnagath, il mio mondo principale. Io sono nell'area della fascia degli asteroidi. Andiamo subito, partiamo dal primo, quindi Babele. Questa è Babele, fra l'altro è stata ridisegnata non da tantissimo, è molto bella esteticamente. Ho anche trovato qualche giocatore che diceva: ah, beh, non è un edificio conveniente, ma io lo metto perché è bello. Anche l'estetica ha la sua parte. Vedete, io qui ce l'ho a livello 11, che è un livello abbastanza basso, quindi questo già indica che l'importanza dell'edificio non è così evidente. E mi produce 32 beni non rifiniti, quindi se io stessi a un'era fino alla progressista mi produrrebbe non 32 beni ma 16, però dell'era stessa. Quindi produce 32 beni non rifiniti necessari per produrre beni dell'età corrente, della fascia degli asteroidi. In realtà, arrivati alla falla di Marte non è neanche così, perché per produrre beni, non se, i beni dell'era attuale non si producono più nella città, ma si producono nella colonia. In particolare io qui produco i beni nella colonia della fascia degli asteroidi, produco, vedete, nickel e produco bromo.
Per produrli non è vero che mi chiede il bene non rifinito, ma mi chiede il ghiaccio degli asteroidi o nell'era di Marte mi chiede il minerale di Marte. Quindi in realtà adesso questi beni non rifiniti arrivati all'era di Marte neanche servono più, quindi questi edifici non hanno molto senso. Però è sempre utile avere comunque scorte grosse anche di beni di ere precedenti, può essere utile per aiutare altre persone, per mettere grandi edifici, per fare le GVG, insomma comunque avere scorte di beni di ere precedenti è sempre utile. Ok, e vediamo allora quanti beni produce Babele, qui abbiamo visto nella nostra era, però andiamo nel wiki. Poi, wiki Babele. E vediamo come abbiamo fatto la volta scorsa per gli edifici che danno punti. Per fare un confronto fra edifici, vediamo il livello 1, 10, 60 e 80. Quindi a livello 1 mi dà 6 beni, a livello 10 me ne dà 15. A livello 60 me ne dà 65 e a livello 80 me ne dà 85, quindi 1, 10, 60, 85. Questo è Babele. Babele è abbastanza piccolo come edificio 4x4, quindi non occupa molto spazio. E che altro mi dà? Ho detto che quasi tutti gli edifici hanno un'altra caratteristica. Babele mi dà popolazione, vedete, parte da 90 abitanti, poi arriva mano a mano si sale a molti di più. Chiaramente sono numeri sempre molto limitati, cioè nell'era mia della faccia degli asteroidi, anche se sia a livello 80 mi dà 3.000 di popolazione. Io di popolazione, vedete, ne ho 201.000, di cui 85.000 disponibili addirittura, quindi i 2-3.000 che mi dà Babele anche a livello alto non mi servono più a niente. I beni non mi servono più a niente, potrei anche levarlo. Quindi Babele è un edificio sicuramente utile, però è utile se messo all'inizio, perché appena si parte la popolazione è importante, i beni sono importanti, però arrivati a una certa era, se non l'avete messa, non la mettete più, a meno che non la mettete per motivi estetici, allora quello che volete. Sull'estetica non dico niente. Quindi questo è Babele. Vediamo, Babele è dell'età del bronzo, quindi è proprio uno dei primi edifici che si mette. Il secondo edificio che si dà, che ci dà dei beni è il faro di Alessandria, età del ferro, quindi anche questo si mette molto presto. Vedete, qui ce l'ho a livello 11 e mi dà 40 beni non rifiniti, quindi 20 beni della stessa era mi darebbe. Il faro di Alessandria è importante, in genere si mette più che per i beni, per l'altra sua caratteristica, è quella di aumentare la produzione di materiali. I materiali spesso se ne ha carenza, e questo, ecco, al livello che ho io, per le prime 40 raccolte me le aumenta del 150%. Andiamo a vedere il faro nel wiki. Che abbiamo il faro, anche il faro è 4x4 come Babele, quindi è abbastanza piccolo. Vediamo quanti beni mi dà. Mi dà 8 al primo livello, mentre me ne dava 6 Babele, quindi qualcosa di più. 19 al livello 10, Babele mi dava 15. A livello 60 mi dà 69, avevamo soltanto 65 da parte di Babele, quindi la variazione c'è, ma è minima. A livello 80 mi dà 89 invece di 85, quindi insomma sì, mi dà un po' più di beni rispetto a Babele, ma il faro è importante soprattutto per quest'altra caratteristica. Vedete, a livello 1 le prime 40 produzioni me le aumenta al 60% e così via. Se si sale a livelli alti, a livello 80 le prime 40 me le aumenta al 4,95. Chiaramente bisogna evitare di mettere tutte produzioni a 5 minuti, se no finiscono subito. Invece metto produzioni da 8 ore, con 40 ci faccio tutta la giornata probabilmente. Ok, quindi questo è il faro. Poi abbiamo San Marco. San Marco, eccolo, no, questo è del caso, eccolo qui, San Marco. Qui dietro è un po' più grande San Marco. San Marco cerchiamolo sempre nel wiki. Allora, intanto vediamo che è molto più grande, invece che 4x4, quindi 16, 6x6, 36, quindi più del doppio come superficie. Vediamo che cosa mi dà come beni. Mi dà 10 beni, quindi ancora più del faro. Al livello 1 avevamo 6 da parte dei Babele, 8 da parte del faro, siamo arrivati a 10 con San Marco. 25 a livello 10, prima avevamo 15 e 19. A livello 60 abbiamo 75 beni. E prima avevamo
65-69, sì, scusate, poi a livello 80-95 bene, abbiamo 85-89, quindi anche qui c'è un certo aumento, ma soprattutto a livelli alti è molto relativo l'aumento, essendo la superficie molto più grande, in realtà per la produzione dei beni non conviene. Beh, San Marco si mette per la produzione di monete, è un discorso analogo a quello del faro di Alessandria, però invece che per i materiali, per le monete. Vedete, per i primi 90, le prime 90 raccolte mi aumenta la produzione di monete del 100, del 120 e così via, fino ad arrivare a 600 a livello 80. Quindi San Marco dobbiamo metterlo, dobbiamo non metterlo, ma allora di questi tre edifici, Babele, che sono i primi, Faro e San Marco, io vi direi... Babele mettetelo all'inizio, se non lo mettete all'inizio potete tranquillamente farne a meno. Faro mettetelo perché a un certo punto avanzando di era avrete bisogno di materiali, quindi vi dà beni, vi dà materiali. E San Marco, insomma, se avete carenza di monete, ma se non state continuamente a cambiare di era, che vi servono monete per tutti i nuovi edifici, le monete ne avete abbastanza, quindi San Marco, che poi è così grande, potete anche non metterlo. Certo, fate attenzione ad avere comunque produzione in qualche modo di beni non rifiniti, se no quando arrivate all'era moderna dovete rimettere le produzioni, quindi forse anche per questo San Marco si può mettere. Andiamo avanti, allora gli altri edifici nell'era... Non so in che era, adesso lo cerchiamo. L'edificio successivo è Dresda, o meglio la Frauenkirche der, la chiesa delle donne. Cerchiamo questo edificio nel wiki perché io non l'ho mai messo. Il fatto che non l'ho mai messo già mi fa capire che forse se ne può fare anche a meno. Ecco, Frauenkirche di Dresda. Eccola qui, è carino anche questo, se lo mettete per estetica va bene, 5x5, quindi un po' più grande di Babele e Faro, ma più piccolo di San Marco. Quanti beni vi dà? 7, 17, ai vari gli stessi livelli di prima, 67 e 87. E quindi siamo tornati indietro, se vi ricordate, già col Faro avevamo 8, 19, 69, 89, quindi da un po' più di beni di Babele, ma comunque ne dà pochi, è più grande, dà meno beni di San Marco, di cui è più grande, perché San Marco era, cioè no, no, un attimo, allora, scusate, ho sbagliato, del Faro, quindi vi dà meno beni del Faro. E il faro è molto più piccolo, quindi come beni non conviene. Che altra caratteristica vediamo? Vi dà la felicità, ma per la felicità già ne abbiamo parlato tante volte, la felicità la mettete con gli altri edifici, questi i valori di felicità sono piccoli, aumentando di ere non sono più significativi, non c'è l'abbellimento per cui raddoppia, quindi in sostanza vi sconsiglio di mettere la chiesa di Dresda. Non vale per i beni, non vale per la felicità, quindi questo è un edificio che io effettivamente non ho mai messo. Non l'ho mai messo, quindi non ve lo posso far vedere. Torniamo in città. Ah, non abbiamo detto di che epoca è, sinceramente non me lo ricordo. Età coloniale. Ok, poi andiamo alla Royal Albert Hall. La Royal Albert Hall l'ho messa, ma potrei averla levata. Ah, eccola qui, non l'ho levata. Royal Albert Hall è abbastanza grande. E andiamolo a vedere direttamente nel wiki. Alla fine qui abbiamo molte più notizie perché ci danno notizie su tutti i livelli, non solo sul livello attuale. Allora, intanto è molto grosso, 6x7, vedete 42. E quanti beni vi dà? 11, 27, 67, no, qual era? 77 e 97. In realtà è quell'edificio di quelli che abbiamo visto fino adesso che ce ne dà di più, però per quanto è grosso non ce ne dà tanti di più. Cioè a livello 60 ce ne dà 77, quando Babele ce ne dà 65, però Babele è 4x4 e qui siamo 7x6. La cosa interessante di Royal Albert Hall, il motivo per cui in genere l'ho messa, è invece l'altra caratteristica, che è analoga a quella del faro di Alessandria, un aumento percentuale della produzione di materiali. Per 75 volte invece che per 40, e la produzione aumento è di più, vedete vi dà il 70, a fare non mi ricordo se avevamo il 40 all'inizio, quello che avevamo. Comunque è utile Royal Albert Hall perché è molto grande soltanto se avete veramente necessità di materiali. Io lo mettevo quando avanzavo rapidamente di era, prima che ci fossero i campi, le spedizioni, all'epoca per avanzare di era in continuazione gli edifici andavano levati e rimessi, servivano molti materiali sia per bloccare le tecnologie sia per fare proprio questo cambio di edifici. Attualmente direi che forse conviene non metterlo. Quindi questo è del castle. Poi, no, del castle, scusate,
Royal Albert Hall, si somigliano un po' esteticamente. E poi abbiamo la foresta pluviale. La foresta pluviale qui non ce l'ho su questo mondo, ce l'avevo, l'ho levata, e ce l'ho su un altro mondo. Comunque la foresta pluviale questa è la foresta pluviale è del futuro, è 6x6, quindi è abbastanza grande. Come beni vi dà 13, 34, quindi vedete stanno aumentando, 84 e 104. Diciamo di tutti gli edifici che abbiamo visto fino adesso e anche di quello che manca ancora, Atlantide, è quello che dà più beni. Però comunque sì, è un po' più grosso, vale la pena, non vale la pena, non vale tanto la pena metterla, anche perché l'altra cosa che vi dà è quella che chiama assistenza progetti, cioè vi dà un aumento percentuale di probabilità di trovare progetti quando fate assistite l'altro giocatore, motivate, abbellite, però in realtà i progetti ormai non si prendono più facendo assisti, sì, qualcuno arriva uguale, ma i progetti si prendono mettendo i punti negli edifici degli altri giocatori, soprattutto quando avete arc. Quindi un po' questo potenziamento non è più, ha perso la sua importanza, è solo per i beni. Alla fine non vale la pena mettere la foresta pluviale, anche se devo dire che esteticamente è carino. Infine abbiamo Atlantide. Atlantide anche io non l'ho mai messo, quindi lo cerchiamo direttamente nel wiki. Nel museo di Atlantide. Del futuro oceanico, 6x7, quindi abbastanza grossi, rosso come bene vi dà 10, 26, 76 e 96, quindi vi dà abbastanza, vi dà un pochino meno del Royal Albert Hall, ancora meno rispetto alla foresta pluviale, ma vi dà di più per esempio rispetto a San Marco. Come altro potenziamento vi dà questo saccheggia e dipreda, cioè aggiunge probabilità di raddoppiare le risorse saccheggiate. Quando saccheggiate 10 bene e ne prendete 20. Io in effetti saccheggio poco, una volta non saccheggiavo proprio, adesso lo faccio, ma occasionalmente, quindi questo edificio non l'ho mai messo. Probabilmente se invece siete dei saccheggiatori abituali vi può far comodo. Vediamo, aumenta 12%, 13% e così via. Alla fine la probabilità di raddoppiare le risorse saccheggiate può anche essere significativa. Beh, volevo farvi vedere un'altra cosa prima di chiudere. Torniamo su Foe, però no, andiamo su un altro mondo. Andiamo su G. Grafenthal è il mondo in cui sono in attivo. Sto nell'era del futuro, credo. Sì, sto nell'era del futuro. Ecco, volevo farvi vedere il raccolto. Che se io raccolgo per esempio da San Marco, che cosa raccolgo? Non raccolgo beni del futuro, ma raccolgo, questo non so neanche che cos'è, però è un bene di 3 ere prima. O se raccolgo, vediamo se c'è un altro. No, Castello del Monte. Ecco, Royal Park Hall. Che cosa ho raccolto? Ma vediamo che cos'è questo bene. Non le riconosco sinceramente. Andiamo nei beni. Però vedendolo qui lo ritrovo. Allora, noi qui siamo nel futuro. Questo è il bene del futuro. Quindi 3 ere prima, eccolo qui, erano i semiconduttori. Vedete? Quindi pur stando nel futuro ho preso da un grande edificio un bene che era dell'era postmoderna, che è 3 ere prima, quindi questo è un po' il senso dei beni non raffinati. Però se io vado a produrre per esempio le alghe, vedete, mi chiede 10, questi che cosa sono? Dati genomici, che sono beni dell'era postmoderna per l'appunto, quindi questi beni io non devo produrli, posso anche produrli, però se non li produco me li forniscono i grandi edifici, questi che abbiamo visto adesso. Abbiamo finito qui. Quindi gli edifici per i beni sono importanti all'inizio perché vi danno beni prima che sbloccare le tecnologie, sono importanti alla fine perché vi danno beni non raffinati, non rifiniti che vi servono per produrre i beni rifiniti della propria era. Sono un po' meno importanti dall'era di Marte in poi perché non hanno più nessuno dei due motivi, però riempire il magazzino di beni di ere precedenti è sempre utile, soprattutto se state in una gilda se dovete aiutare magari gli altri gildani o se fate GVG e volete combattere nell'era di
in questione, se vi servono beni di quell'era per mettere gli assedi, per mettere gli eserciti. E finiamo qui questo video, vi ringrazio dell'attenzione, buon game a tutti, alla prossima, ciao!